Amici di Pippi e amici di Zippi, bentornati. Beh, oggi ci occupiamo di una crema che a me piace tantissimo ed è una vellutata al cavolo nero. Gli ingredienti principali per fare la vellutata al cavolo nero sono, beh, da cominciare il burro, la farina che ci serve per preparare il roux, il cavolo nero lavato, pulito, il porro lavato, pulito, carote e cipolla per preparare del brodo vegetale. Ci prepariamo il roux mettendo in pentola il burro. Lo facciamo fondere a bassa temperatura. Andiamo a versare la farina e amalgamiamo. Mescoliamo bene, lo facciamo cuocere qualche istante. Nel frattempo ci prepariamo le verdure tagliate finemente. Quindi il porro, il roux è bello tostato e noi andiamo ad aggiungere un po', andiamo a tagliare il cavolo nero. E una parte del cavolo nero lo abbiamo pulito soltanto con le foglie. Come ho fatto? Ho preso il cavolo nero così e ho passato il coltello di fianco così per ricavarne delle foglie di cavolo nero che ci serviranno per la guarnizione. Andiamo ad aggiungere anche il nostro cavolo nero. Tostiamo ancora un attimo il tutto. Prendiamo un colino ed andiamo ad aggiungere il nostro brodo vegetale. Bello abbondante. Calcoliamo pure 5-6 minuti di cottura coperto con quel brodo che abbiamo messo. Lui ha incominciato a stufare, noi andiamo ad aggiungere l'altra parte del brodo. A questo punto, da quando riprende poi bene il bollore, faccio cuocere 20 minuti. Noi ci prepariamo il cavolo crispy. Le foglie le metto in una boule di vetro, poi condisco con un poco di olio, pizzico di sale per insaporirlo e mescolo bene il tutto. Andiamo al microonde, massimo della potenza. Lavoreremo non sulla potenza, ma massimo della potenza lavoriamo sul tempo. Cominciamo a dargli un minuto e poi andiamo a controllare. Rimestiamo finché non abbiamo il composto crispy. Ne do soltanto un giro così e le rimetto dentro. Do un altro minuto e mezzo, massimo della potenza. Le mescolo solo molto bene e le rimetto in microonde. Ti do ancora 2 minuti. Passati 2 minuti. Eccole qua. Sentite il rumore? Potete sentirlo? Abbiamo delle chips di cavolo nero. E vado a frullare. Ecco, abbiamo fatto una crema vellutata al cavolo nero e porro. Adesso io vi insegno un trucchetto che normalmente uso per quasi tutte le minestre, anzi per tutte le minestre che mi preparo, così da averle pronte per tutto l'arco della settimana. Da calda bollente la infilo in vaso, dovete raffreddare velocemente, si vanno a stoccare subito in frigorifero. Quest'altra andremo a impiattarla. Vi do 2 possibilità differenti, una come se fosse un primo piatto, una come se fosse un predegustativo, un piccolo antipastino. Prendiamo il nostro croccante di cavolo nero, già questo darà una simpatica nota, una texture completamente diversa al nostro piatto, una guarnizione con i crostini. Sperando che vi possano allietare nelle vostre serate un pochettino più freschette e, perché no, anche in qualche estate particolarmente calde, servite fredde. Intanto, buona settimana a tutti e arrivederci alla prossima.